Parte da Catanzaro il road show della Lega Nazionale Dilettanti, la manifestazione che celebra i 60 anni dell'esistenza appunto della Lega, dei Dilettanti. Si è tenuto presso il centro di formazione di Catanzaro, presso la federazione, il palazzo della Federazione di Catanzaro, sito in via Contessa. C'è stato un incontro con la stampa per ribadire l'importanza appunto dei mezzi di comunicazione e anche per fare un po' un punto nella zona nostra, ovviamente in questo caso della Calabria, della situazione dell'impiantistica sportiva. Dopo il vernissage che c'è stato sulla MS Crociere, MSC per la precisione Crociere, del 16 di gennaio a Civitavecchia, questa è la prima tappa, come dicevamo, nazionale appunto per questi festeggiamenti. Era presente ovviamente il presidente nazionale della Lega Cosimo Sibilia, il presidente calabrese del Comitato Calabria Saverio Mirarchi, l'ex presidente e attuale dirigente nazionale Antonio Cosentino e tra gli altri anche il sindaco di Catanzaro, nonché presidente della provincia Abramo. Si è parlato un po' dell'impiantistica sportiva e si è cercato di intanto mettere in rilievo l'importanza della stampa nel mondo del calcio, nel mondo di questa visibilità che si può dare appunto alle manifestazioni sportive inerenti proprio al gioco del calcio in tutta la regione. Sì, oggi celebriamo i 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti, ricordo che il Comitato regionale ne ha anche qualcuno in più perché è nato qualche anno prima, il nostro, quello calabrese, ma ne approfittiamo anche per dare maggiore risalto a quello che è il nostro secondo campo di questo centro federale, che è orgoglio sicuramente nostro, di chi ci ha impiegato tanto impegno, tanta attenzione, ma anche della nostra terra, della Calabria, che vede crescere un centro che mi auguro possa diventare un punto di riferimento importante non solo per il mondo dilettantistico calabrese, del sud, ma dell'intera Lega Nazionale. Quanto lavoro c'è dietro il Comitato regionale? Ma sicuramente tanto a rappresentare, a dare soddisfazione alle nostre 500 società circa, ai nostri 30.000 tesserati che fanno del mondo del calcio dilettantistico non un calcio minore, ma sicuramente un calcio prioritario, importante per quello che fa, non solo riferendoci ai risultati e alle classifiche del lunedì, ma anche e soprattutto all'impegno sociale che quotidianamente mette in campo a servizio dei nostri giovani. Ma oggi abbiamo fatto un riassunto di quelle che sono le difficoltà nelle quali si trova il calcio di base dal punto di vista impiantistico. Stiamo cercando di venirne fuori, l'impegno quotidiano c'è sempre e quindi auspichiamo che in breve tempo si possa raggiungere l'obiettivo. La Calabria è scelta appunto per questo importante anniversario. La Lega Dilettanti compie 60 anni, quindi abbiamo portato appunto questa nostra istituzione sul territorio. Abbiamo voluto che la Lega Dilettanti stesse vicino ai nostri volontari, ai nostri dirigenti di società, tecnici, atleti, cioè tutto il nostro mondo. Il nostro è un mondo di tanti volontari, un mondo che svolge oltre che un'attività sportiva, calcistica, ma anche un'attività sociale. Per questo siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo. Presidente, ha voluto notare anche la presenza dei media in questo sport? Assolutamente sì, abbiamo le condizioni per poter far bene se tutti collaborano e remano nella stessa direzione. Quindi siamo contenti del lavoro che è stato svolto qui con grande impegno da parte di tutte le componenti e quindi siamo contenti. Con l'occasione della manifestazione, appunto del Road Show, la Federazione Calabria ha voluto inaugurare il secondo campo di calcio fatto a fianco a quello che era presente in erba artificiale del centro federale, appunto un secondo campo rimesso a nuovo, tutto quanto inaugurato proprio con il taglio del nastro da Sibilia, Mirarchi, Cosentino e Abramo, e subito dopo è seguita una partita tra le rappresentative under 18 e 19 nazionali
e calabresi per appunto festeggiare questa situazione, questo nuovo campo sportivo. Ovviamente si è disputato però sul vecchio campo. Alla fine della giornata è stata davvero un punto di riferimento. Oltre agli altri erano presenti due giornalisti storici della carta stampata e della radio, il Emanuele Giacoia e il regino Tonino Raffa.